vedendo il libro, vedendo prima di tutto le sue creazioni, le sue artistiche, vedendo cos'altro è stato capace di realizzare, io di Giuseppe Ercolano non dico che è un artigiano. Giuseppe Ercolano è uno scultore, un vero e proprio scultore di prim'ordine, che non dico fa il baffo, ma compete con maestria con i più grandi scultori di pastori del Settecento e dell'Ottocento. E questo lo dico perché provoco questo, perché lo voglio dire davanti a Francesco Pinto, che è quello che è, lo conosciamo tutti, quindi mi riservo, mi evito di fare presentazioni. Lo dico davanti a Lino Cuomo, a Pasquale Ferraruolo, che sono tutte persone, tutte che fanno così, escono là per sbaglio, di Torino De Angelis, di Cecilia Mo, di quant'altri conoscono quest'arte. Io in questi giorni non ho fatto altro che girare tutte le cose che ho fatto nel 75 al Museo di San Martino, e ho visto e guardavo stanotte e stamattina le foto di Giuseppe Ercolano nel libro, e posso dire sicuramente, penso di non sbagliare, che Giuseppe Ercolano farà storia, farà cammino, perché è grande della scultura e del segno. Ovviamente c'è la parola Luigi, che con me ha curato questa iniziativa. Buongiorno a tutti. Vi confesso che sono emozionato, così come tante volte in questa sala comunale ho provato questi sentimenti. Ritornare in questo contesto veramente per me è stato un contesto, veramente è stato un momento di gioia. Gioia che è dovuta al fatto che un amico da sempre, un amico di infanzia, anche se io sono molto più vecchio di lui, oggi segna una delle tappe importanti in quella che è la sua carriera da artigiano artista. Giuseppe Ercolano è una persona molto schiva. Chi lo conosce veramente si rende conto della semplicità, della sua disponibilità, ma della grande sua sensibilità. E questo che queste tre caratteristiche messe insieme ci hanno permesso di realizzare un progetto che, così come diceva Carlo Pepe, stiamo pensando da anni. Io non ho avuto angeli nelle visioni. L'unico mio angelo stamattina che mi è apparso è stata la mia bimba della culla, che con soddisfazione diceva che oggi ha 5 anni in un giorno. Quindi questa è stata la mia grande gioia del mattino. La gioia che è iniziata e che continuo qui in questa sala consiliare. Io voglio ringraziare anche il sindaco, perché non sempre si riesce a trovare colui che guida una città con mille problemi. Posso comprenderlo io, che ho vissuto la sua stessa esperienza. Non sempre ci si riesce in portare avanti e cercare di risolvere problemi che attanagliano più che mai in questo momento la vita dell'Italia, ma anche di Roma, e non sempre si ha quell'attimo di respiro e di disponibilità per poter donare a quello che è la cultura, ma io dico anche alla storia, alla nostra storia, disponibilità ma anche economie, che così importanti oggi sono nel contesto di un'amministrazione. È un sogno che si è realizzato. Giuseppe Ercolano, non voglio dire altro, perché voi potete leggere, potete osservare e godere della sua bravura, delle sue opere. Carlo Pepe diceva che veramente i livelli del risultato sono eccellenti. Io mi incanto e mi emoziono anche quando da vicino ho il tempo di gustare dell'opera di Giuseppe Ercolano, che, come dicevo prima, non è uno di quegli artisti che è pieno di sé e che è chiuso al mondo, anzi in questo cammino l'ho fatto a tre, a quattro, tre io, Carlo, lui, poi i
delle editure, è stato disposto a un colloquio continuo e non sempre, per quanto riguarda anche la mia esperienza, non sempre si riesce a incontrare una persona che ascolta e che poi mette in pratica anche ciò che gli si consiglia e ciò che gli si dice. E perché poi un libro? Carlo, che oltre a essere un ottimo funzionario, amato, tanto amato quanto anche, diciamo, contestato, chi conosce Carlo Pecoro lo ama, Bologna. Io, grazie alla sua continua opera di collaborazione, sono riuscito a stimarlo e ad essere con lui veramente un rapporto forte di amicizia che ci ha permesso di fare tante cose insieme e in ultimo questa opera. Perché un libro? Perché il libro rimane, perché il libro dà la possibilità di poter rivivere, di poter rileggere, di poter veramente considerare e andare a riconfermare quello che poi sono state le idee che uno si fa guardando un'opera che diventa un'evoluzione. Perché tutto partì dal discorso di voler coinvolgere Peppe Ercolano non solo in un momento natalizio, perché noi conosciamo Peppe Ercolano come artista delle figure dei pastori sullo stile del Settecento, ma voler far sì che l'opera di Peppe Ercolano potesse diventare quasi universale per piano. Perché? Perché potesse raccontarci alla sua maniera quelle che sono le nostre tradizioni. Ed ecco allora il progetto dei 12 mesi rappresentati nella mostra della Fonte, ora egregiamente esposti nella bellissima chiesa della Dolorata a Sorrento, che veramente danno ancora più maestria all'opera dei Percolano. Questi mesi che sono caratterizzati da varie tradizioni, dalle usanze di questo popolo. Ecco che allora un libro che diventa possibilità di conoscere l'opera di Peppe Ercolano diventa anche possibilità di chi non conosce bene la nostra storia di poter apprendere quelle che sono delle notizie veramente importanti. E per fare questo abbiamo dovuto bussare alla porta di chi conosce molto e meglio di noi queste usanze. Allora ecco la disponibilità di Cecilia Coppola, della professoressa Coppola, dell'avvocato Nino Cuomo, del Tonino De Angelis, del comandante Pietro Antonio Accarini e tutti quelli che hanno avuto la possibilità di dirci cose importanti su questa nostra tradizione. E su questa scia anche la mostra che avete avuto la possibilità di godere per le scale mentre salivamo in questa sala. Ci siamo confrontati, ci siamo incontrati e abbiamo deciso questi cinque momenti che poi con tanta passione sono stati poi a voi esplicitati tramite i commenti di Don Carmine e di tutti quelli che potete poi avere la possibilità di leggere in questo libro. Io non voglio continuare perché c'è il dottor Pinto che certamente meglio e più di noi avrà la possibilità di poter parlare di questo. Volevo soltanto dire un grazie a tutti quelli che in maniera corale, in maniera disponibile, in maniera sensibile hanno dato la possibilità di poter realizzare questo tempo bello che non è malinconia ma è soltanto il desiderio di poter far sì che un giorno i nostri figli potessero leggere e ricordare e conoscere ancora di più una storia che è storia eccezionale, perché è storia di una quotidianità che è fatta di persone operose, sensibile e veramente accorte come tutte le persone che abitano in questa stupenda penisola sorrentina e nel nostro comune di Piano di Sorrento.